Salve a tutti gli amici di Tele Regina. Oggi con il nostro consueto ospite, il direttore editoriale Padre Giacomo Ribaudo, che salutiamo, parleremo della recrudescenza della violenza in Italia. Padre Giacomo, recentemente una ragazza ha finto uno stupro accusando dei Rom e provocando una vera e propria guerriglia etnica. A cosa sono dovuti questi casi sempre più frequenti di violenza sulle minoranze? Se la ragazza è arrivata alla perversione di fingere uno stupro, vuol dire che c'è stato uno stupro di carattere etnico, di carattere culturale. Lo stupro non è soltanto quando il corpo di un uomo penetra nel corpo con violenza del corpo di una donna o anche di un uomo in certi casi. Lo stupro è anche, naturalmente intendendolo in maniera larga, quando si fa violenza e si fa con strumenti così, diciamo, assolutamente fuori binario. Non si era mai sentito dire una cosa del genere, uno stupro finto per nuocere alla reputazione e alla dignità di un popolo che, per quanti difetti possa avere, è sempre una realtà etnica diversa da noi, certamente una realtà che va accolta, va amata, va corretta, evidentemente, va incanalata secondo la legalità, secondo le esigenze comunitarie più larghe, ma mai violentata, mai esclusa, mai calpestata come in questo caso. Io vorrei vedere adesso che tipo di punizione avrà questa accusa falsa. Io sono del parere che quando ci sono delle accuse false andrebbero punite con la stessa punizione con cui si dovrebbe punire la cosa che viene denunziata. È un principio giuridico di una certa importanza, questo che però purtroppo non viene mai osservato. Sono sempre più numerosi i casi di rapine con dinamiche violente che portano a ferimenti ed uccisioni. La gente ha paura, come si può intervenire? Ma ci sono tre tipi di interventi che bisognerebbe attivare. Il primo è di carattere culturale, cioè la mentalità che gli uomini non sono cose e che le cose appartengono agli uomini e che vanno rispettati prima di tutto gli uomini e poi le relazioni di appartenenza delle cose nei confronti degli uomini. Non è che uno perché ha più forza o più armi o più potenza o più capacità di rapinaggio è libero di intervenire. Evidentemente quindi c'è bisogno di un'educazione mentale al rispetto profondo alle persone prima di tutto e poi alle cose che appartengono alle persone. Secondo luogo andrebbe attivato un movimento di repressione più rigorosa, più ferma, più capace di una giustizia pronta e tempestiva, quello che assolutamente manca in questo momento in Italia in cui il lassismo pare che abbia preso il sopravvento. E terzo elemento, certamente non secondario, andrebbero attivate le varie agenzie educative, non ultima certamente la Chiesa, che ha pure delle grandi responsabilità in questa diseducazione dell'uomo aspetto nei confronti dell'uomo. La repressione sicuramente non basta. La repressione è un elemento, evidentemente è necessario, bisogna, come dire, stare attenti a non esagerare, sia nel dire che la repressione non serve, sia nel dire che la repressione è sufficiente. La repressione serve, ma non è sufficiente se non è accompagnata dagli altri elementi a cui abbiamo accennato, che sono elementi di carattere educativo, culturale, pedagogico e di fede anche, di capacità di accoglienza e di convivenza all'interno di una compagine, di un'aggregazione umana. Sono tornate rivalità tra opposte fazioni ideologiche, con guerriglie urbane sempre più frequenti. Siamo ritornati agli anni 70? Ma io ho un orrore di quegli anni. Forse ancora non ci siamo arrivati a quel punto, però diciamo che di tanto in tanto quello che avviene, quello che naturalmente sono gli scontri che si verificano fra diverse fazioni, mi fanno pensare a quegli anni orribili che poi si conclusero con gli anni di piombo della fine degli anni 70, che quelli perlomeno della mia età ricordano con raccapriccio.
vorrei tanto che non si arrivasse a questo e che si instaurasse un tipo di rapporto anche ideologico nei confronti di coloro che non appartengono alla propria ideologia, che sia anche dialogico, cioè nel senso che le varie ideologie non sono tutte complete, nessuna di loro è esaustiva, nessuno di loro ha una visione globale e esauriente della collettività e dell'uomo e del mondo. Bisognerebbe che le varie dimensioni delle varie ideologie si mettessero insieme quasi in un mosaico per una migliore soluzione dei problemi dell'umanità. La crisi economica è uno dei fattori di questa recrudescenza, cioè di questo aggravamento della violenza. Quando mancano i soldi i nervi saltano, e saltando i nervi, questo vale in famiglia, vale in una fabbrica, vale in un'agenzia, vale in un'azienda, vale dappertutto, vale anche nello Stato, nelle regioni. Mancando i soldi tutto diventa più difficile, tutto entra in tilt e niente funziona bene. E quindi certamente la motivazione economica sono motivazioni che hanno una larga importanza nella convivenza umana e quindi nella pacifica convivenza umana. A Palermo l'altro giorno un ragazzino si è gettato dal balcone e la madre, per tentare di salvarlo, è in coma. C'è anche una crisi educativa, secondo lei? La crisi educativa è dovuta al fatto che mi si informa continuamente, ma io chiedo anche, a parte quello che uno legge nelle riviste e guarda attraverso i giornali, i telegiornali, che molti giovani vengono cresciuti nella bambagia e non vengono educati ad affrontare i vari temi e i vari problemi della vita, laddove la vita stessa comporta anche degli ostacoli, comporta anche dei problemi seri, comporta anche delle sofferenze, comporta dei dolori, comporta momenti di frustrazione. I giovani di oggi spesso non sono abituati, educati e istradati a superare gli ostacoli, per cui di fronte a un ostacolo è facile che reagiscano o con la depressione o qualche volta, Dio liberi, anche con il suicidio. In questi giorni a Ravennate una donna ha ucciso il convivente per motivi futili. È segno di una forte mancanza di valori? La mancanza del rispetto per l'uomo, per l'altro, non soltanto la mancanza di rispetto per la vita umana, è che l'uomo o la donna vengono visti a un certo punto, quando si supera un certo stadio di insensibilità, risultano oggetti, e gli oggetti che non ti servono e che sono vecchi o che sono, diciamo, disturbano, tu facilmente te ne disfai. Così nel momento in cui l'altro diventa quasi un oggetto è facile disfarsene, e quindi succedono le tragedie a cui assistiamo giorno e notte, che evidentemente riempiono di sdegno il cuore di chi desidererebbe un tipo di mentalità e un tipo di umanità completamente diversi. Un'ultima domanda, padre Giacomo: un ritorno ad una fede forte e coerente aiuterebbe a superare questo periodo buio? Magari la fede forte e coerente forgia gli uomini. La fede non è buona soltanto per andare in cielo, la fede è buona anche per vivere degnamente sulla terra. Prima ancora di un viaggio verso il cielo, la fede assicura una convivenza veramente degna di essere vissuta tra uomini e tra persone civili. La fede è stata sempre quella vera, portatrice di grande civiltà, quindi un ritorno alla fede, una nuova edizione dell'evangelizzazione, un nuovo modo di avvicinare l'uomo a Dio, evidentemente questo faciliterebbe tantissimo il modo di avvicinare l'uomo all'uomo, che laddove ogni uomo si avvicina a Dio, gli uomini sono come i raggi di una bicicletta verso il fulcro. Se si avvicinano verso il fulcro, in questo caso il fulcro è Dio, si avvicinano anche tra di loro e collaborano tra di loro. Bene, ringraziamo e salutiamo padre Giacomo Ribaudo. Io vi rimando al prossimo appuntamento con Oltre il Fatto. Arrivederci.